Che scontro, ragazzi, che scontro, ma fatemi esordire con Maresca, sei sempre tu Maresca. Maresca è l'arbitro di Fiorentina Lazio che dà 6 minuti di recupero, però non mi voglio arrabbiare per questo, perché è giusto come è andata. Ragazzi, giocavamo contro Mamma FC di Ale Bianconero, grande Ale. Abbiamo dato vita a uno scontro pazzesco. E infatti io partirei da lui. Sì, partiamo da lui. Prima però lasciate un like e guardate tutto il video. Non skippate, non entrate e uscite, perché il video è fantacalcio, è importante. Lui ovviamente modulo a specchio 3-4-3 per entrambi, e metteva Sepe in porta. Non se l'è sentito di mettere Tatarugiano qua, clean sheet, 6+1-7, Sepe 5-1-4. La difesa a 3, ragazzi, con Mancini che prende il giallo, quindi 6 meno la munizione, 5,5. Cambiato idem, prende il giallo, ma 5,5, munito 5. E poi c'è Rachmani che sfiora il gol, poi si infortuna e prende 7. Centrocampo ha fatto il panico, ragazzi, perché Tamez prende 6, Pessina 6,5, assist a Carlos Augusto 7,5, Lukic al 91esimo segna di fianco 6,5 più 3,9,5, e Pasalic male 5,5. Attacco a 3 importante, perché Arnautovic è vero che non segna, ma prende 6,5. Giroud fa assist tirando, 6,5, 1+1, 7,5, e Ademola Lookman segna, ma viene ammonito, 7+2,5, 9,5. Quanto ha fatto Ale? Ha fatto 73,5, due gol. E lo Scarsenal mette Rui Patricio in porta, 6-1-5, Ricari ha preso 6,5, ma ha preso gol, 5,5, ammonito 5, quindi alla fine è la stessa cosa. La difesa con Spinazzola che subentra col 6 nel secondo tempo, entra ovviamente Di Lorenzo al 94esimo, mette l'assist a Mateus Oliveira, quindi 7+1-8, è tornato a fare qualcosa, incredibile. E poi Smalling, ragazzi, stavolta non l'ho messo in panca, stavolta come è andata, no. 7+3-10, un centrocampo un po' così, perché Aslani viene ammonito, 5,5 meno la munizione, 5, Vilena ancora non capisco come mai sia 5,5, visto che entra nel gol di A, perché mette la palla a Boateng, che poi la lascia lì per di A, però va bene, Frattesi che segna contro l'Inter, ragazzi, 7+3-10, ma è uscito per un affaticamento muscolare, io non voglio pensare che la prossima giornata non ce l'avrò. No, perché il centrocampo ha bisogno di Frattesi, ha bisogno di questo Frattesi che andreva 5. La Salernitana vince, che andreva 5. Attacco a 3,
Piontek, 6,5 fa gol ma viene ammonito, quindi 9. Sansone, 5,5. Pedro entra al 79esimo, ma con quei 6 minuti di recupero prende il 6. Ragazzi, pullo io che non metto di esserci, l'ho sempre messo. Ma puoi vedere che segna il primo gol col Napoli. Calla. Primo panchinaro, 6,5 più 3, 9,5. Botema addirittura con l'assist. Secondo panchinaro, 6 più 1, 7. Ma è giusto così. È giusto così perché lo Skarsgård fa 75. Ed è un onesto 2-2 senza colpo ferire. Ma ce le siamo date di santa ragione. Di santa ragione. E voi direte, ma con tre gol, con tre giocatori a gol non hai vinto? No, perché lui aveva due giocatori in gol, ma due giocatori con l'assist. E comunque anche lui in panchina ha lasciato Benasser, secondo panchinaro col 7,5, quindi poteva fargli comodo a posto di Pasalic, avrebbe fatto 75,5, non sarebbe cambiato nulla. Io invece mi mettevo del sesso, potevo vincere, anzi vincevo sicuro, ma giusto, giusto così. Grande Ale, grande pareggio, grande spettacolo. Andiamo a vedere il calendario perché ragazzi, il partito delinquenti perde 1-3 con FC Real Madrid. Cioè, FC Juventus ormai è partito per la retta via e batte 0-2 Cialtronistim, Skarsgård FC 2-2. Continua a dire il miglior scontro della giornata. E poi Jacopo Torre e Afanculo pareggiano 1-1 con Afanculo che perviene al pareggio proprio per la partita di ieri sera. Pazzesco, pazzesco la classifica ragazzi. La classifica vede ancora avanti il partito delinquenti a 16, ma agganciato da FC Real Madrid a 16. Partito delinquenti ancora in vantaggio per lo scontro diretto perché alla prima tornata vinse 4-1, quindi ancora in vantaggio lui. Terzo FC Juventus a 15, Mau FC sale a 14, quarto in classifica e quindi ci siamo noi a 11 punti, seguiti da Fanculo sempre a 11, ma noi abbiamo lo scontro diretto a favore, quel 3-1 non si scorda. E Cialtronistim rimane impalato a 10, ma comunque ancora lì. E Jacopo Torre sale da 5 a 6 punti, ma anche lui ha defezioni in rosa, attenzione. Prossima giornata, derby, scontro tra laziali, FC Real Madrid, FC Juventus. Poi arriva lo scontro a Mambo FC, partito delinquenti, Afanculo Cialtronistim e Jacopo Torre, Skarsgård FC. Dobbiamo fare 3 punti in questa tornata, assolutamente, perché Mambo FC deve vincere contro il partito delinquenti per ritornare al primo posto. Ma non è facile perché c'è comunque FC Real Madrid, FC Juventus, chi vince va primo, quindi attenzione. E Afanculo Cialtronistim, 11 punti per Afanculo, 10 per Cialtronistim, speriamo in un pareggiotto. Ma attenzione perché questo Fanta è imprevedibile, non esaltiamoci, siamo lì, siamo quinti, siamo 11 punti con una rosa mediocre, ma sempre viva, dopo le batoste ci si rialza. E quindi ragazzi, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, sempre forza.
il football e in questo caso sempre forza Arsenal, perché ragazzi la rosa sarà quel che sarà, ma appena rientrano Traoré e Lukaku ci sarà da divertirsi, ci sarà di divertirsi, perché Dionisi ha bisogno di Traoré, perché Inzaghi ha bisogno di Lukaku, e allora questa rosa non è tanto mediocre. Perché voi direte, ma c'hai 7 giocatori della Salernitana, mica li metto tutti, ne metto almeno 2-3 a giornata, dipende Mazzocchi contro chi gioca, tra i difensori devo scegliere a giro 1-2 centrocampisti, e poi Piontek è fisso lì in avanti, perché appena entra Lukaku, Pedro, Piontek, probabilmente sarà il trio di questo Arsenal, con comunque un Dessers che scalpita, attenzione. Quindi io non direi che questa rosa sia mediocre, ma ditelo voi qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, 11 minuti di video per dire che è stato uno spettacolo. Ancora un applauso ad Ale Bianconero, passate da lui appena metterà il video, sicuramente lo farà. E allora niente, ci vediamo stasera con il post partita di Milan Chelsea, ma con il fattacalcio. Ci vediamo venerdì con lo shorts della formazione della 10ª giornata, è vero, Piontek contro Inter, io ce lo metto, solo lui, perché c'è, forse anche un centrocampista mi tocca mettere, ma là dietro siamo coperti, l'abbiamo visto in questo episodio, bella!